Lignano Sabbiadoro, agosto 2012. Paolo e Rosetta Burgato, 69 e 66 anni, gestiscono ormai da tempo un'attività commerciale proprio al centro di Lignano e vivono in una villetta al civico 12 di via Agna, a poca distanza dal lungo laguna. La notte del 18 agosto, dopo aver chiuso il negozio attorno alle 23:30, i coniugi decisero di andare a mangiare qualcosa in una pizzeria non molto lontana da casa loro, dove sarebbero poi tornati in bicicletta, poco dopo l'una di notte. Il giorno seguente, un commerciante, il cui esercizio si trovava vicino a quello dei Burgato, osservò con iniziale stupore e poi con preoccupazione la saracinesca abbassata del negozio di Paolo e Rosetta fino a tarda mattinata. Cosa mai accaduta prima di allora? Decise quindi di contattare il figlio della coppia, Michele, informandolo dell'accaduto e suggerendogli di fare un salto a casa dei genitori per accertarsi che tutto fosse a posto. Una volta arrivato presso la residenza dei genitori, Michele capì subito che qualcosa non quadrasse. Le tapparelle erano ancora abbassate. Impossibile alle 10 del mattino. Ma ciò che l'uomo troverà all'interno della casa sarà qualcosa che non avrebbe immaginato neppure nei suoi peggiori incubi. Sua madre Rosetta e suo padre Paolo erano nel garage adibito alla lavanderia della loro villetta, riversi a terra in un lago di sangue. I corpi dei due anziani, ormai privi di vita, non riportavano solo ferite d'arma da taglio, ma anche diversi ematomi ed ecchimosi, segno che non erano stati solamente uccisi, ma anche percossi e malmenati. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo la chiamata di soccorso da parte del figlio della coppia, si trovarono di fronte ad una scena del crimine molto complessa. L'ipotesi di un possibile omicidio-suicidio venne sin da subito accantonata, e considerando che i Burgato erano persone tranquille e ben volute da tutti, fu anche difficile pensare ad una possibile spedizione punitiva da parte di qualcuno. Quindi, pur non scartando alcuna ipotesi, la pista più probabile sin dal principio fu quella di un tentativo di rapina finito nel sangue. L'arma dei delitti, verosimilmente un coltello o comunque un oggetto dotato di lama, non venne rinvenuta durante i rilievi all'interno della villetta, dove furono però trovati dei lacci. Inoltre, le tracce di sangue e di segni di colluttazione non erano limitate alla zona dove i cadaveri vennero scoperti. Ce n'erano anche in bagno ed in altre stanze, segno che i corpi, presumibilmente prima della morte, fossero stati trascinati in giro per la casa. Il figlio della coppia e la sua compagna vennero ascoltati con molta attenzione dai carabinieri, che si trovarono a dover far luce su parecchi punti oscuri. In questi casi l'ambito familiare non è mai da escludere, anzi, spesso risulta la pista corretta, ma in questa circostanza i due non vennero mai considerati come indiziati. Tra le varie informazioni fornite da Michele Burgato, ve ne fu una particolarmente interessante. Disse che i genitori tenevano nascosti 40.000 euro in contanti dietro un battiscopa in soffitta. Quindi erano forse quei soldi lo scopo dell'effrazione e successiva aggressione dei coniugi. Forse qualcuno era venuto a conoscenza che la coppia tenesse del denaro nascosto in casa ed aveva messo in atto un piano per appropriarsene. Rimanevano però dei dubbi. La soffitta, dove erano effettivamente quei soldi, risultava immacolata. I colpevoli non vi avevano neppure messo piede. Possibile che Paolo e Rosetta si fossero fatti massacrare per non rivelare il nascondiglio del denaro? E perché ucciderli, senza prima aver ottenuto quanto desiderato? Col passare dei giorni emersero ulteriori dettagli sulla vicenda, scaturiti dall'analisi dei rilievi effettuati presso la villetta da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Udine. L'omicidio dei coniugi Burgato non poteva essere stato opera di una sola mano. Ad uccidere dovevano essere state almeno due persone. Ipotesi già considerata molto probabile, ma poi suffragata da tracce raccolte nell'abitazione, passata a setaccio da Iris di Parma, sia all'interno che all'esterno. Gli inquirenti riuscirono ad individuare con certezza due punti nel giardino antistante l'abitazione nei quali gli assassini si erano nascosti e da dove avevano atteso il rientro a casa dei coniugi la notte tra il 18 ed il 19 agosto. Venne determinato anche un punto dal quale erano passati per entrare ed uscire dalla villetta, individuato grazie a dei rami spezzati sul prato. Fino alla fine di agosto le indagini seguirono diverse piste. Venne più volte interrogato il fratello di Rosetta Sostero, Rino, per la singolare coincidenza tra il crack da 56 milioni delle sue società di costruzioni, ritenuto piuttosto anomalo vista la capacità economica dell'azienda, e il delitto, avvenuto poche settimane dopo. Altre piste più suggestive presero forma quando i carabinieri di Udine prelevarono impronte digitali e DNA di tutti i 50 artisti del circo Bellucci più Mario Orfei,
che erano a Lignano nella notte dei delitti. Questo perché tra di loro c'erano molte persone di origine balcanica ed in base ad alcune testimonianze, la sera precedente gli omicidi, un furgone Mercedes era rimasto parcheggiato di fronte all'abitazione di Burgato. I proprietari, sempre in base alle testimonianze, avevano un accento dell'est. Questa pista però venne anch'essa abbandonata quando emersero nuove tracce e furono disponibili i risultati finali dei rilievi, che confermarono con ragionevole certezza che gli assassini fossero due, un uomo ed una donna, attorno ai quali il cerchio iniziò a stringersi sempre più inesorabilmente. E circa due settimane dopo i fatti, a Salerno, dove era scappata per far perdere le proprie tracce, venne arrestata la 22enne Lisandra Rico. Ad incastrarla le analisi del DNA ed alcune intercettazioni telefoniche. Le prove principali furono un capello rinvenuto dagli investigatori sulla scena del duplice omicidio e dei mozziconi di sigaretta inopinatamente fumate prima dell'aggressione. Dai campioni raccolti e da un confronto incrociato con tamponi prelevati a diversi commercianti di Lignano, gli inquirenti erano risaliti prima al sesso dei killer e poi alla loro identità. Lisandra Aguila Rico, di origini cubane, lavorava saltuariamente in un bar poco distante dal negozio gestito dai Burgato, nel centro di Lignano Sabbia d'Oro. Era figlia di primo letto di Sandra Emilia Rico, 39 anni, che da Cuba era arrivata in Italia circa 20 anni prima, ed aveva avuto altri due figli con il proprietario di una nota gelateria della zona, tra l'altro di rimpettaia del negozio dei Burgato. Lisandra in realtà era rimasta a Cuba fino al 2009, ma ogni estate raggiungeva la madre in Italia trovando spesso qualche lavoro stagionale. Poi, circa 3 anni prima dei fatti, il trasferimento a Lignano per riavvicinarsi alla famiglia. Durante l'interrogatorio la ragazza crollò immediatamente e raccontò tutto. Dettagli di un piano folle e grossolano studiato assieme al suo complice, che era anche del suo stesso sangue. Infatti, l'identità del secondo assassino corrispondeva a quella del suo fratellastro Raver, soprannominato Tyson, anche se a ben vedere assomigliava più al sacco di Tyson che non al pugile. 24 anni, Raver Rico era il primogenito di Sandra Emilia Rico. Nell'agosto del 2012 anche lui si trovava in Italia e lavorava presso una sala giochi, ma a Cuba aveva una moglie ed un figlio, e voleva tornarci con un po' di soldi, così come la sorella. I due avevano il chiodo fisso del denaro, ma di lavorare non dovevano avere una grossa voglia, tanto che qualche tempo prima erano stati anche cacciati dalla gelateria della madre e del patrigno, dove avevano lavorato, ma evidentemente con scarsi risultati. Da qui l'idea di rapinare i Burgato e poi scappare via dall'Italia per tornare in patria. Il racconto di Lisandra agli inquirenti fu un concentrato di orrore e follia. Il progetto squinternato di due incensurati trasformatisi in brutali assassini, che immediatamente dopo i fatti tornarono alle loro vite come se nulla fosse accaduto, nella più totale normalità. La ragazza disse che era a Salerno, dove lavorava in un locale notturno, quando suo fratello Raver iniziò a comunicarle diverse volte al telefono di voler commettere una rapina perché aveva problemi economici. Entrambi conoscevano i Burgato da 3 anni, da quando cioè si erano trasferiti definitivamente in Italia. Lisandra li vedeva molto spesso quando si recava presso la gelateria della madre, visto che, come ho già detto, il loro negozio era lì di fronte. Suo fratello Raver si era convinto che all'interno della loro villetta conservassero dei contanti, o quantomeno degli oggetti di valore. Lisandra sostenne di aver cercato di fargli cambiare idea, ma viste le sue insistenze, alla fine aveva ceduto. Raver sembrava avere le idee molto chiare sul da farsi. Aveva preso dei leggings neri, due felpe blu scuro, due passamontagna, due coltelli e due paia di guanti da motociclista, più una corda. Il 16 agosto 2012 Lisandra arrivò a Lignano ed il giorno successivo lei ed il fratello effettuarono un sopralluogo presso la villetta dei Burgato. Alle 22:30 del 18 agosto i due avrebbero scavalcato il cancello dell'abitazione, nascondendosi poi in giardino ed indossando leggings e passamontagna, in attesa del ritorno dei coniugi. Non appena i Burgato rientrarono in bicicletta, vennero assaliti. Lisandra bloccò Rosetta mettendogli un braccio alla gola, mentre Raver si occupò di Paolo. Poi, tutti e quattro entrarono in bagno, la prima stanza trovata aperta. Raver iniziò a chiedere insistentemente dove fossero soldi e oro, senza però ricevere alcuna risposta. A quel punto i Burgato furono legati ed iniziò una ricerca all'interno della casa che però portò pochi frutti. Una catenina
degli orecchini e qualche soldo prelevato dalla borsa di Rosetta. Raver sembrò innervosirsi e perdere la pazienza, continuando a chiedere dove si trovasse la cassaforte. E fu a quel punto che il destino de Burgato fu scritto, perché Paolo, che evidentemente aveva riconosciuto i due nonostante avessero il viso coperto, chiamò Raver per nome, chiedendogli di lasciarli stare. A quel punto il ragazzo perse la testa, iniziò a picchiare l'uomo e poi anche la moglie, che Lisandra cercava a stento di trattenere. Ed anche lei perse completamente la testa. In base al suo racconto, prese il coltello più grande ed uccise prima Paolo e poi Rosetta. Vi risparmio dettagli macabri. Successivamente i due fuggirono, riponendo tutto in uno zaino, comprese le armi del delitto, che Raver avrebbe poi gettato in un luogo che Lisandra non seppe individuare. La ragazza confessò quindi entrambi gli omicidi, ma per gli inquirenti Raver Rico era responsabile quanto lei, non fosse altro che per la certezza scientifica che entrambi impugnassero dei coltelli e che le lame assassine risultassero due e non una. Ma mentre Lisandra, non avendo denaro sufficiente, non era riuscita a fuggire all'estero, limitandosi a tornare in campagna, Raver, al momento dell'arresto della ragazza, era già volato a Cuba da diversi giorni. Questa sua fuga, tuttavia, non lo salvò dal carcere. Venne infatti arrestato dalla polizia cubana tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2012. Il suo interrogatorio venne coordinato da un magistrato del posto in presenza degli investigatori italiani, volati a Cuba proprio per cercare finalmente la verità sul massacro che aveva sconvolto l'Italia intera. Chiarezza che si rese necessaria anche perché nel frattempo sua sorella, detenuta in attesa di giudizio presso il carcere di Trieste, aveva cambiato versione, attribuendo la responsabilità dei delitti proprio al fratello. Il ragazzo si dimostrò collaborativo, confermando il movente della rapina ed escludendo il coinvolgimento di terzi, ribadendo però come fosse stata sua sorella Lisandra ad infliggere le coltellate mortali ai coniugi Burgato. Raver, inoltre, segnalò anche il luogo dove aveva abbandonato lo zainetto contenente sia i coltelli che i vestiti utilizzati. Il processo a suo carico si tenne a Cuba ed il 5 luglio del 2013, a poco meno di un anno dai fatti, venne condannato a 20 anni di carcere da scontarsi presso un penitenziario del Ministero degli Interni cubano. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui 25 anni. Per quanto riguarda Lisandra, la sua condanna arrivò il 2 ottobre dello stesso anno, avendo chiesto il rito abbreviato, ergastolo per lei, ritenuta l'esecutrice materiale dei due delitti. Lo sconto che di solito si ottiene con il rito abbreviato le fu utile solamente per evitare l'isolamento diurno, visto che oltre agli omicidi le furono contestate anche le sevizie. Venne inoltre condannata a risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, 560.000 euro in favore del figlio dei coniugi Burgato e 75.000 euro per i fratelli della signora Rosetta, denaro che difficilmente vedranno mai, ovviamente. Dopo il ricorso degli avvocati di Lisandra Rico, nell'ottobre del 2014, la Corte di Appello di Trieste confermò la condanna. Sono passati ormai 9 anni dai tragici fatti di Lignano. Raver e Lisandra stanno scontando le loro pene, il primo a Cuba, la seconda in Italia. Gli abitanti del luogo sono tornati gradualmente alla normalità, cercando di dimenticare un incubo durato settimane. Ma c'è chi difficilmente potrà dimenticare. Michele Burgato, il figlio di Paolo e Rosetta, ha rilevato l'attività dei genitori in via Udine ed ora è lui ad aprire il loro negozio ogni mattina. La gelateria di fronte non appartiene più a Sandra Rico ed al compagno. Dopo i fatti hanno deciso di venderla, anche loro colpiti e distrutti dalla vergogna per una tragedia che non avrebbero potuto immaginare. Ma il tempo è un gran dottore, come si dice, e dopo un po' sono tornati a lavorare nel locale del cognato di lui, la pizzeria La Brace, anch'essa in via Udine, molto vicina al negozio di Burgato. Ironia del destino, quella stessa pizzeria dove Paolo e Rosetta andarono a mangiare quella notte di 9 anni fa, prima di tornare a casa e trovare Raver e Lisandra ad attenderli. Chissà se in tutto questo tempo Michele Burgato e Sandra Rico si siano rivolti mai uno sguardo o una parola. Difficile pensare che sia accaduto. Più facile che cerchino di ignorarsi per non riaprire vecchie ferite.
Palermo, centro di edilizia popolare. Venerdì 23 marzo 1990. Santina Renda, una bambina di appena 6 anni all'epoca, ne avrebbe compiuti 7 a giugno, essendo nata nel 1983, sta giocando nel suo quartiere assieme ad altri bambini e alla sorellina Francesca, poco più piccola di lei. Sembrava un normalissimo pomeriggio di inizio primavera in via Pietro dell'Aquila, ma non lo sarà. Anzi, si trasformerà in un lungo incubo per i residenti della zona. Alle ore 16 scattò l'allarme. Santina non c'era più. Un attimo prima giocava con i suoi coetanei. Un attimo dopo era scomparsa nel nulla. Qualcuno parlò di un'auto di grossa cilindrata che si sarebbe avvicinata alle bambine mentre stavano giocando. A bordo pare vi fossero un uomo e una donna. Le ricerche scattarono immediatamente. Prima i genitori, poi gli abitanti del quartiere ed infine una città intera si mobilitò per ritrovare Santina. Vennero setacciate le campagne e si cercò in fondo ai pozzi artesiani. Il parroco del CEP mise a disposizione la chiesa come quartier generale delle ricerche. Vennero anche stampati centinaia di manifesti e le fotografie della bambina, in quei giorni, erano ovunque. Anche chi l'ha visto si occupò del caso, collegandosi con Palermo nel corso dei suoi appuntamenti fissi a lunedì sera. Quello di Santina fu un giallo che accese i riflettori su quell'area e sulle persone che vi risiedevano. Si frugò nella breve esistenza della bambina sperando di trovare delle piccole briciole che potessero in qualche modo condurre gli inquirenti sulla giusta pista da seguire per il suo ritrovamento, ripercorrendo i passi da lei compiuti in quella giornata e tutto ciò che girava attorno al suo piccolo mondo, familiari, conoscenti e residenti del quartiere. Lo scenario nel quale Santina Renda scomparve non era sicuramente dei migliori. Una Palermo senza pace, incastrata tra gli omicidi di mafia, gli strascichi del maxi processo lontano ormai 3 anni, ma la cui ombra incombeva ancora sulla città, le morti bianche della favorita e tutto il resto. Furono giorni di angoscia, di ansia, giorni che purtroppo diventeranno settimane e poi mesi. Dopo lo shock e la confusione iniziale, si resterà comunque aggrappati alla possibilità di ritrovare Santina, con la speranza che non le sia accaduto nulla di brutto e che Palermo possa mettersi alle spalle almeno questa vicenda. Le ipotesi iniziali sulla sparizione di Santina non esclusero alcuna pista. Dal sequestro dei trafficanti di organi, leggenda metropolitana che terrorizzava l'Italia in quegli anni, alla compravendita di bambini da parte degli stessi genitori, fino al sequestro ad opera dei Rom, un altro spauracchio di quegli anni. Il caso, come detto, finisce nelle mani di Donatella Raffai, che a chi l'ha visto rivolse diversi appelli e raccolse segnalazioni. Sembrava che qualcuno avesse visto una bimba con i capelli biondo scuro, somigliante alla piccola Renda, ma si rivelarono in realtà fuochi di paglia. Di fatto non vi erano prove che la bambina, in quel momento, fosse ancora in vita. Quando i genitori della piccola finirono sotto pressione, accusati di averla venduta per una manciata di milioni, fu il nonno di Santina, Carmelo Scurato, ad ergersi a scudo della famiglia, contro la quale in effetti non vi era alcuna prova. A distanza di 30 anni, nel luglio del 2020, Carmelo Scurato venne arrestato nel corso dell'operazione Stele a Palermo, riguardante alcune gang criminali operanti nel capoluogo siciliano. Ma questa è tutta un'altra storia e con la sparizione di Santina ha poco a che spartire. Un'altra pista che venne seguita con insistenza all'epoca fu quella del rapimento da parte dei Rom, forse sollecitata dalle parole della sorella di Santina, la quale parlò di un uomo che avrebbe offerto alla piccola una caramella e poi l'avrebbe portata via, ed assieme a lui ci sarebbe stata anche una donna. La possibilità che Santina fosse stata rapita dagli zingari venne diffusa anche attraverso network nazionali e questo generò inevitabilmente un incremento di testimonianze in tal senso, spesso false o prive di riscontri. Qualcuno disse di aver visto Santina in un campo nomadi di un'altra regione. Altri testimoni affermarono di averla riconosciuta in una stazione di servizio dell'autostrada in compagnia di alcuni zingari, e mentre le voci si rincorrevano, proseguivano gli appelli e venivano organizzate fiaccolate. Una cosa pareva certa: Santina Renda non era stata rapita per chiedere un riscatto. Infatti la sua famiglia non era abbiente. Il padre, 28 anni, faceva il raccoglitore di ferro vecchio. La madre, 26 anni, non aveva un lavoro, ed in casa oltre a Santina c'erano altri 4 figli da mantenere. Caterina di 10 anni, Valentina di 3 e Francesco di 2, oltre a Francesca, che era con lei il giorno della sua sparizione. Forse è per questo che, come ho già detto in precedenza, la pista di una possibile vendita della bambina da parte della sua stessa famiglia non venne scartata. Inoltre, il già citato nonno di Santina aveva un fratello che nel 1985 si era macchiato di un crimine di questo tipo.
Aveva infatti venduto una neonata ad una coppia di Casoria per 15 milioni di lire. Le indagini arrivarono così nei loschi giri del traffico di bambini, senza però riuscire a provare nulla, e l'ipotesi della vendita cadde presto, mentre rimase in piedi quella del rapimento. Vennero perquisiti tutti i campi nomadi d'Italia e scattarono anche le manette per qualcuno. Non per la vicenda di Santina, però, perché gli accertamenti, anche in questo caso, non portarono a nulla di concreto. Nessuna prova, nessun riscontro. E così, anche la pista Rom venne messa da parte. Continuarono però ad arrivare informazioni, ed alcune di queste risultarono di particolare interesse. Quel venerdì pomeriggio, qualcuno vide Santina in compagnia dello Scimunito, così lo chiamavano in zona CEP. Lo scemo, più semplicemente. Si trattava di Vincenzo Campanella, 16 anni, un ragazzo che soffriva di turbe psichiche. Abitava vicino alla casa dei Renda ed era anche un loro parente acquisito, visto che il fratello aveva sposato la sorella del papà di Santina. Nel quartiere tutti conoscevano le turbe di Vincenzo ed in diverse occasioni era stato visto in giro, in compagnia di qualche bambino. Ma nessuno era disposto ad attribuirgli la colpa della sparizione di Santina. Interrogato, Vincenzo cadde più volte in contraddizione. Prima accusò un uomo di 26 anni, ma altre testimonianze lo smentirono. Alla fine, sentito una seconda volta, confessò, sostenendo che Santina fosse morta ed addossandosene la colpa. Disse che era caduta dal suo motorino ed aveva battuto la testa. Constatando che non respirasse più, ne aveva riposto il corpo in una valigia, gettandola poi nel cassonetto dei rifiuti. Secondo quanto riferì Campanella, Santina sarebbe stata invitata a salire sul motorino salvo poi cadere accidentalmente. Spaventato, il ragazzo avrebbe poi caricato il suo corpo su un motofurgone, liberandosene in un secondo momento. Partirono subito le ricerche nella zona di raccolta dei rifiuti, a Bellolampo, una collina a ridosso del centro di edilizia popolare. Era però passato troppo tempo da quando il corpo di Santina Renda, a detta di Vincenzo, era stato gettato nel cassonetto. Tonnellate e tonnellate di rifiuti si erano accumulate una sull'altra, ed altrettante erano state bruciate. Lì, a Bellolampo, non venne trovato nulla e senza la prova certa della morte di Santina, senza il suo corpo, il reato non poté essere confermato. A 5 giorni dalla confessione, mancando evidenza del reato, Vincenzo Campanella ritrattò tutto. Non era stato lui. Non c'entrava niente con la scomparsa di Santina. E così, senza prove fondate, i giudici del tribunale per i minori prosciolsero Vincenzo da ogni accusa, visto che la sua prima confessione non aveva trovato alcun fondamento e venne considerata il frutto di una mente obnubilata. Le ricerche di Santina proseguirono spasmodicamente. Qualcuno disse di averla vista a Messina, dove a quanto pare risiedeva un nomade visto in giro per il quartiere della bambina pochi giorni prima della sparizione. Altri avvistamenti segnalarono la piccola in Grecia ed in Tunisia. Addirittura, in una lettera anonima spedita dalla provincia di Pordenone, si leggeva che Santina fosse in Jugoslavia, nelle mani di un'organizzazione criminale dedita al traffico di organi. Tante le indicazioni, per lo più anonime, su dove cercare Santina o trovare il suo corpo, tutte però prive di fondamento. La sua sorte rimase un mistero per molto tempo ancora, fino a quando il destino di Santina Renda si legò a quello di un altro bambino che portava il suo stesso cognome. Il pomeriggio del 5 marzo 1992, a poco meno di 2 anni dalla scomparsa di Santina, Maurizio Renda, suo cugino di 7 anni, uscì da casa per andare a giocare con gli amici. Dopo alcune ore, di lui non si seppe più nulla, sparito senza lasciare tracce, esattamente come Santina. Ci fu un suo amico, però, un bambino con cui stava giocando. Dirà qualcosa di molto importante, che porterà questo caso verso una direzione ben precisa. Il bambino disse che Maurizio stava con Enzo e che erano andati alla montagnola a riempire d'acqua la motoape per spegnere il rame. Enzo era Vincenzo Campanella, lo Scimunito, lo stesso ragazzo che si era autoaccusato della morte di Santina. Campanella recuperava il rame avvolto nei fili di plastica, lo bruciava e poi lo raffreddava con l'acqua. Un dettaglio agghiacciante e non soltanto per questo caso. Ovviamente il ragazzo venne arrestato ed interrogato. Vincenzo confessò di aver convinto Maurizio a fare un giro con lui, portandolo così in un luogo isolato. Aveva poi aggredito il bambino, che però si era difeso con tutte le sue forze, riuscendo inizialmente a sfuggirgli. Poi però Vincenzo Campanella era tornato su di lui e furioso. Lo aveva colpito alla testa con una spranga e strangolato con un filo di ferro. Aveva poi caricato il corpo sulla petta, scaricandolo vicino al muro di cinta di un residence, dove ne aveva nascosto il cadavere tra le sterpaglie. E proprio lì, tra quelle sterpaglie indicate da Vincenzo,
venne ritrovato il cadavere di Maurizio Renda. Accanto al suo corpo c'erano le armi del delitto, il bastone ed il filo usato per ucciderlo. Questa volta Vincenzo Campanella fu incastrato. Le prove della sua colpevolezza non lasciarono spiragli di innocenza e non vi fu nessuna ritrattazione. Ammise di aver ucciso Maurizio Renda. Inizialmente fece anche il nome di un'altra persona, un oste di nome Giorgio Curtona, che venne però scagionato. Dicevo che il dettaglio dei fili di rame si sarebbe rivelato inquietante non soltanto per questo caso, e non mi riferisco neppure a Santina Renda, perché Santina e Maurizio non erano stati due unici bambini a sparire nel centro di edilizia popolare nel corso degli ultimi anni. Nel marzo del 1988, 2 anni prima della sparizione di Santina e 4 prima dell'omicidio di Maurizio, un bambino di nome Nino era uscito di casa per andare a giocare in strada e non aveva fatto più ritorno. Anche in quel caso scattò l'allarme ed iniziarono delle frenetiche ricerche. 3 giorni dopo, il piccolo venne ritrovato in un canile, non molto distante dal luogo nel quale era stato visto per l'ultima volta. Aveva subito violenze ed era legato ad un palo con un filo di rame. Nino era in coma e venne trasportato immediatamente in ospedale. Dopo 5 giorni si risvegliò miracolosamente, senza però ricordare nulla di quanto gli fosse accaduto. Aveva cancellato dalla sua memoria ogni traccia dell'aggressione subita. Non si era quindi riusciti a scoprire l'identità del responsabile di tale ferocia, ma con la morte di Maurizio, che si collegava alla sparizione di Santina Renda, i nodi vennero finalmente al pettine, e tutti gli indizi relativi agli altri 2 crimini ancora insoluti portarono in un'unica direzione: Vincenzo Campanella. Ma il ragazzo, ormai 18enne, negò ogni coinvolgimento nella sparizione di Santina ed in merito all'aggressione e alle violenze perpetrate ai danni di Nino. I seri problemi comportamentali di Campanella li conoscevano tutti al CEP. Era debole mentalmente, mitomane e violento, tanto che in passato era stato curato in strutture psichiatriche. Dopo l'arresto, anche sua madre confermò l'instabilità psichica del figlio, dicendo che aveva tentato di uccidere anche lei e che aveva chiamato il 113. Voleva che andasse in manicomio, ma le avevano risposto che non esistevano più. Il giudice della procura rinviò a giudizio Vincenzo Campanella con l'accusa di duplice omicidio ed occultamento di cadavere. Infatti, vista la situazione e lo scenario venutosi a creare, nessuno credeva che Santina potesse essere ancora in vita ed il suo assassino, secondo la procura, era la stessa persona che aveva ucciso Maurizio Renda, Vincenzo Campanella, che ne aveva poi sepolto il corpo in aperta campagna senza che questi venisse mai ritrovato. Campanella venne sottoposto a perizia psichiatrica nel 1992 e venne definito capace di intendere e volere nel momento in cui aveva commesso i crimini. Fu riconosciuto quindi colpevole della morte di Maurizio Renda e della violenza carnale inflitta a Nino nel 1988. 28 anni di reclusione per l'accusa di omicidio e 10 anni per quella di violenza. Le 2 pene furono cumulate e ridotte prima a 30 anni, poi a 29. Uno dei magistrati che lavorava ai casi del CEP, dopo la confessione di Campanella e la certezza della sua responsabilità, dichiarò che solamente in quel momento, quando tutto era più semplice, le persone che abitavano in quella zona si dissero convinte della solare responsabilità del ragazzo, mentre 2 anni prima nessuno aveva voluto testimoniare contro di lui nella vicenda di Santina, pur conoscendo bene la pericolosità di Vincenzo Campanella. E lì torniamo, alla scomparsa della bambina alla quale è dedicato questo video. Per l'accusa relativa al suo possibile omicidio, non vi fu nessuna condanna. Il processo per il rapimento e l'uccisione di Santina, in mancanza di prove, senza un'ammissione di colpevolezza e senza il ritrovamento del corpo, si concluse con la piena assoluzione, confermata poi in appello. Oggi, a Palermo, tutti ricordano il nome di Santina Renda come quello della bambina svanita nel nulla. Rapita per il traffico di organi, ceduta a qualche facoltoso acquirente, venduta, uccisa. Santina ormai non viene più cercata. È una specie di fantasma di un tempo andato, quello in cui il quartiere si chiamava ancora CEP, e i bambini svanivano come ombre. Siamo a Lloret de Mar, uno dei centri turistici più importanti e frequentati della Costa Brava, in Catalogna. Ogni estate gli alberghi, le strade e le spiagge si riempiono di turisti provenienti da tutto il mondo. Non è di certo una località per delle tranquille vacanze in famiglia,
ma un luogo particolarmente adatto a ragazze di tutte le età che abbiano voglia di chiassose serate fatte di balli e divertimento fino all'alba. Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 2008, tra questi ragazzi ci sono anche Federica e Stefania, entrambe padovane, partite in direzione Lloret de Mar il 27 giugno per trascorrervi qualche giorno di vacanza. Federica Squarisi aveva 23 anni ed era originaria di San Giorgio delle Pertiche. Descritta come una ragazza tranquilla e con la testa sulle spalle da chi la conosceva in paese, aveva studiato presso l'Istituto Rosselli di Castelfranco e lavorava come impiegata presso la ditta Morellato di Santa Giustina in Colle. Ovviamente, come a tutti i ragazzi della sua età, a Federica piaceva divertirsi ogni tanto. Aveva la passione per i viaggi e quello non era il primo che faceva con l'amica Stefania. Nella notte a cavallo tra il 30 giugno ed il 1 luglio, le due uscirono assieme ad un gruppo di amici italiani e sudamericani conosciuti nei giorni precedenti. Fecero prima tappa al Beach and Friends Bar, piccolo locale a poca distanza dall'Hotel Flamingo, dove Stefania e Federica alloggiavano, per poi dirigersi allo Yates, una discoteca hard rock che si trova dall'altra parte del boulevard, tra le vie del centro e dentro al cuore pulsante della movida. La serata andò avanti tra balli, musica e divertimento fino alle 3 inoltrate, quando le ragazze si separarono. Federica rimase nel locale mentre Stefania si allontanò, dirigendosi in spiaggia. Le due si diedero appuntamento più tardi, presso l'albergo dove alloggiavano. Verso le 6 del mattino, quando Stefania fece ritorno all'Hotel Flamingo, trovò le chiavi della stanza che condivideva con l'amica ancora in portineria, rendendosi così conto che Federica non fosse ancora rientrata. Telefonino, documenti ed altri oggetti personali della ragazza erano ancora nella stanza. I tentativi di rintracciarla nelle ore successive furono vani e Stefania contattò così la sua famiglia in Italia, che ne denunciò la scomparsa ai carabinieri di Cittadella. Anche il Ministero degli Esteri venne contattato e la Farnesina seguì la vicenda in stretta collaborazione con le autorità spagnole, impegnate nel ritrovamento della ragazza. I familiari di Federica fecero affiggere numerosi volantini con la sua fotografia in diverse località della Costa Brava e i suoi fratelli, Roberta e Mattia, si recarono sul posto diffondendo foto della sorella e partecipando attivamente alle ricerche. La polizia regionale catalana perlustrò il tratto di spiaggia di fronte a Lloret de Mar, dove Federica era stata vista per l'ultima volta, ed analizzò i filmati catturati dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, per cercare di scovare qualche dettaglio che riuscisse a condurli sulle tracce di Federica. Vennero inoltre setacciate le fognature in un'area del corso principale della città, sperando di ritrovare qualcosa di utile, magari un oggetto appartenuto alla ragazza. Le indagini si indirizzarono verso ogni direzione possibile, anche se inizialmente venne presa in considerazione la possibilità di un allontanamento volontario. Ma dopo le ricostruzioni ed alcuni interrogatori della polizia catalana, la vicenda assunse dei contorni decisamente più cupi e poco incoraggianti in merito alle sorti di Federica. Vennero infatti sentiti tutti i giovani facenti parte del gruppo che quella notte aveva passato la serata al Beach Friends per poi trasferirsi alla discoteca Yates. I racconti furono abbastanza confusi, come doveva esserlo stata quella notte sulla costa catalana. Tanti nomi, Abele, Manuel, Victor e così via. Ognuno di loro era stato a contatto con Federica quella notte, ma nessuno riuscì a dare indicazioni utili per il suo ritrovamento. Victor sembrava essere stato l'ultimo ad averla vista e disse che si erano separati attorno alle 4:30 e lei si era diretta da sola verso l'albergo. Altri giovani che erano stati in discoteca quella notte sostennero di averla vista sdraiata su una panchina. Alcuni sospetti, tanti dubbi. Si andò alla ricerca anche di un fantomatico ragazzo tedesco che sembrò però essere rientrato in patria. Le ricerche proseguirono per giorni ed il mistero sulla sparizione di Federica sembrò non trovare una soluzione, fino al 6 luglio, 5 giorni dopo la scomparsa. Presso il parco Can Zaragoza di Lloret de Mar venne ritrovato il cadavere di una donna. Il parco si trova al centro della città catalana, poco lontano dalla discoteca in cui Federica era stata vista l'ultima volta. Qualche ora dopo il ritrovamento, l'avvocato della famiglia Squarise fugò ogni dubbio sull'identità della ragazza. Il corpo era proprio quello di Federica. Non era nelle condizioni di essere riconosciuto direttamente, ma vi furono diversi elementi che portarono alla sua identificazione. I tatuaggi, innanzitutto. Federica ne aveva due. Un piccolo fiore su una gamba e 3 stelline dietro ad un orecchio. Sul cadavere venne identificato un tatuaggio sulla gamba. Difficile, per lo stato di decomposizione del cadavere, rilevare un eventuale tatuaggio dietro l'orecchio. C'era poi il diamantino sui denti, proprio come quello di Federica, e vennero rinvenute anche un paio di lenti a contatto,
che la ragazza padovana portava regolarmente. Inoltre la corporatura, l'altezza e l'età erano compatibili con le sue. In aggiunta a tutti questi elementi, il fatto che in quel periodo nella zona di Oré de Mar non fosse stata denunciata la scomparsa di altre ragazze, portò gli inquirenti a sostenere con ragionevole certezza che quello ritrovato fosse il cadavere di Federica Squarise, come poi l'autopsia, purtroppo, confermò, aggiungendo ovviamente diversi dettagli in merito alle cause della morte e alle sue dinamiche. Gli accertamenti confermarono che la ragazza fosse deceduta per morte violenta. Il cadavere era irriconoscibile ed in pessimo stato, segno che la morte fosse avvenuta diversi giorni prima, molto probabilmente la notte stessa della sua scomparsa. Il corpo non aveva però alcuna ferita d'arma da taglio o arma da fuoco. La morte di Federica era stata causata da asfissia oppure da un colpo alla testa. Si era trattato di un delitto di impeto, probabilmente, compiuto da una persona inesperta o un balordo qualunque. Inoltre, il parco dove venne ritrovato il corpo era molto frequentato sia di giorno che di notte, principalmente al mattino, quando molte persone portavano a spasso i cani o facevano jogging da quelle parti. Difficile pensare che nessuno avesse visto il cadavere nei giorni precedenti, anche se era parzialmente nascosto. Evidentemente era stato trasportato lì da un altro luogo. Nel frattempo, il principale indiziato per l'omicidio, che era già stato ascoltato nei giorni precedenti ed aveva spontaneamente effettuato il test del DNA, si era reso irreperibile. L'uruguaiano Victor Diaz Silva, detto il Gordo, in base a diverse testimonianze l'ultima persona con la quale Federica sarebbe stata vista, non rispose ad un mandato di comparizione e così scattò immediatamente la caccia all'uomo, che non durò molto. Infatti la sera dell'8 luglio la polizia arrestò l'uomo a Tarragona, a sud di Barcellona, dove era scappato. L'arresto di Victor avvenne nei pressi di un bar del centro, dopo che un ragazzo aveva segnalato alla polizia la presenza in quel luogo del 29enne barista uruguaiano. Gli inquirenti avevano già identificato la sua posizione. In precedenza Victor si era confidato con degli amici parlando di una rissa e confessando loro di aver ucciso una persona, dando la colpa a droga, alcol e pasticche. Ma i suoi amici, inorriditi, si erano rifiutati di coprirlo, contattando la polizia e contribuendo così al suo arresto, che giunse quasi come una liberazione in quanto nelle ore precedenti si era diffusa la notizia, poi smentita, che il giovane potesse già essere fuggito all'estero. Quando venne catturato, Victor non oppose alcuna resistenza. Aveva i capelli e le sopracciglia rasate, probabilmente nella speranza di non essere riconosciuto. Apparve sin da subito piuttosto stralunato, forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non disse nulla, se non gridare «traditori» agli amici ai quali aveva chiesto aiuto. Victor venne interrogato il 10 luglio di fronte alla polizia di Girona. Gli inquirenti gli chiesero di ricostruire momento per momento gli eventi di quella notte che portarono alla morte di Federica Squarise. Le accuse per lui furono di omicidio volontario, aggressione e violenza sessuale. Il Gordo raccontò tutto, confessando l'omicidio. Disse che quella sera, dopo essere stati alla discoteca Yates, dove aveva già tentato alcuni approcci, aveva condotto Federica in un luogo appartato e gli era divenuto particolarmente insistente, cercando di avere un rapporto sessuale con lei. La ragazza rifiutò, ma evidentemente le cose andarono troppo in là per poterlo considerare un semplice approccio, tanto che Federica minacciò di denunciarlo. Fu a quel punto che Victor, sotto l'effetto di sostanze ed evidentemente intimorito dalle sue parole, le afferrò il collo ed iniziò a stringere. Poi, con la ragazza probabilmente già priva di sensi, prese una maglietta e la premette con forza sul suo volto per impedirle di respirare. Smise soltanto quando si rese conto che Federica fosse ormai morta. A quel punto Victor pensò a come liberarsi del cadavere senza lasciare tracce sul luogo del delitto. Prese la stessa maglietta con la quale l'aveva soffocata e cercò di ripulire il corpo per evitare che si potessero trovare impronte oppure altri elementi che riconducessero a lui. Poi, sempre con la stessa maglietta, l'afferrò per le caviglie trascinandola per un centinaio di metri, fino al parco dove poi venne ritrovato il cadavere. Dal suo racconto si scoprì quindi che il corpo di Federica era sempre stato lì, sin dalla notte dell'omicidio. Gli inquirenti sospettavano che Victor l'avesse tenuto nel bagagliaio dell'auto e poi scaricato nei giorni successivi, ma l'uomo non aveva più neppure un'auto, quindi non avrebbe comunque potuto farlo. Non appena trovò un luogo che ritenne adatto per nascondere il corpo, abbandonò il cadavere ricoprendolo con diversi rami spezzati da un albero, poi vi mise sopra una grossa pietra per cercare di celarlo meglio. Una volta certo che il cadavere fosse ben nascosto, fuggì dalla parte opposta del parco rispetto a quella dalla quale era arrivato, portando con sé i vestiti di Federica. Vi era gente in lontananza,
ma nessuno si accorse di lui. Una volta tornato a casa, gettò i vestiti e si fece una doccia, e il giorno seguente riprese la sua vita come se nulla fosse accaduto. Andò a lavorare al bar Beach & Friends, senza dire a nessuno cosa fosse successo. Quando venne interrogato dalla polizia un paio di giorni dopo, mentì su tutto, dicendo che aveva visto Federica allontanarsi dalla discoteca e tornare in albergo. Poi la fuga, ed infine l'arresto. Con la confessione di Victor Diaz Silva, caddero anche altre ipotesi sul delitto che si erano diffuse nei giorni precedenti, compresa quella che raccontava di altre persone alle quali Victor procurava ragazze, oppure che l'assassino avesse avuto dei complici. Il gordo fece tutto da solo. Certo, resta da chiedersi come mai i poliziotti catalani, dopo averlo interrogato nell'imminenza del delitto, lo avessero lasciato andare nonostante già sospettassero qualcosa, dato che era stato l'ultima persona con la quale Federica era stata avvistata, e considerando anche alcuni cerotti che aveva sul braccio, che avrebbero potuto nascondere segni di graffi lasciati dalla vittima. Possibile che lo fecero per poterlo controllare, ipotizzando che vi fossero altri colpevoli con i quali magari sarebbe potuto entrare in contatto. Ed in effetti, il suo telefono venne messo sotto controllo, anche se lui, ad un certo punto, tolse la batteria e tentò la fuga a Tarragona, dove però dovette rimetterla e fu così riagganciato, e con l'aiuto dei suoi amici, localizzato ed arrestato. Dopo che il caso fu apparentemente risolto, il cadavere di Federica Squarise poté tornare a casa. La salma della ragazza rientrò in Italia il 18 luglio, ed i funerali si tennero in forma privata, nel Duomo di San Giorgio delle Pertiche. Venne comunque organizzata una fiaccolata di una veglia di preghiera in sua memoria, alla quale parteciparono parenti, amici e conoscenti. Venne anche proclamata una giornata di lutto cittadino. Il processo contro Santiago Victor Diaz Silva iniziò nell'ottobre del 2011, oltre 3 anni dopo i fatti. A giugno del 2012 Victor sarebbe tornato libero per decorrenza dei termini. Almeno quell'evento fu scongiurato. Per l'imputato, reo confesso, la pubblica accusa e le parti civili chiesero una condanna a 30 anni di carcere per i reati di violenza sessuale aggravata e omicidio, ed una richiesta di danni, per i genitori di Federica Squarise, di 200.000 euro. La difesa invece chiese 5 anni, in considerazione del fatto che quella notte avesse delle limitate facoltà di intendere, a causa del comprovato uso di alcol e droga. Al termine del procedimento, nel dicembre 2011, il Tribunale di Girona condannò Victor Diaz alla pena di 17 anni e 9 mesi di reclusione, 1 anno e 6 mesi per il reato di abuso sessuale, 16 anni e 3 mesi per l'omicidio di Federica, oltre ad 80.000 euro di risarcimento per i familiari. Questa la pena per il barista uruguaiano, che usufruì dell'attenuante della collaborazione. Un concetto di collaborazione piuttosto particolare, visto che, inizialmente, era fuggito. La condanna venne ovviamente considerata troppo lieve da parte dei legali della famiglia Squarise, che ricorsero in Cassazione, auspicando l'adozione della legge italiana e non di quella spagnola per il caso specifico. Nel luglio del 2012, la giustizia spagnola fece il suo corso. A 4 anni dall'omicidio di Federica, la Cassazione confermò la sentenza del Tribunale di Girona di 17 anni e 9 mesi. Il risarcimento per la famiglia Squarise venne aumentato da 80.000 a 250.000 euro. Nel febbraio del 2018, la famiglia di Federica tornò a far sentire la propria voce, in quanto nel giro di poco tempo Victor avrebbe potuto beneficiare di permessi premio, come previsto dalla legge spagnola, che in caso di buona condotta consente di uscire temporaneamente dal carcere una volta scontati 2/3 della pena. Il loro timore era che l'uomo, già clandestino all'epoca, potesse approfittarne per darsi alla fuga e non finire di scontare la già magra condanna. Ma come purtroppo abbiamo avuto modo di imparare da questo caso, la legge è legge, anche quando partorisce una giustizia solamente parziale. Siamo a Pordenone, anno 1988. Anna Laura Pedron è una ragazza di 21 anni che, in attesa di un'occupazione fissa, lavorava da alcuni mesi come babysitter per la famiglia di un perito industriale residente in un appartamento al 4° piano di via Colvera, alla periferia di Pordenone. Anna Laura era una ragazza mora, dal viso pulito e senza apparenti scheletri nell'armadio, anche se qualcosa di strano c'era nella vita della ragazza. Una scelta fatta qualche anno prima, quasi per gioco, quando era ancora una ragazzina. Una scelta che di certo
si rivelò la principale causa degli eventi che sto per raccontare. Il 10 febbraio 1988, poco prima dell'una, la moglie del proprietario rincasò con la figlia maggiore nel suo appartamento al quarto piano. Anna Laura era rimasta in casa ad accudire il figlio più piccolo della coppia. Infilò le chiavi nella serratura, ma non riuscì a farle girare, forse perché Anna Laura l'aveva chiusa dall'interno, lasciando le chiavi nella serratura. La donna suonò e bussò diverse volte senza ricevere alcuna risposta, ma i rumori sembrarono spaventare il piccolo Andrea, di appena 20 mesi, che iniziò a piangere e le sue grida si udirono dall'esterno. La madre provò anche a telefonare, ma la linea risultò staccata. Una situazione assurda ed alquanto preoccupante. Per entrare in casa fu necessario far intervenire i vigili del fuoco, ai quali si presentò una scena terribile. La giovane babysitter giaceva esanime, seminuda, nel salotto. Accanto al cadavere c'era un coltello da cucina coperto di sangue e i cocci insanguinati di una lampada rotta. Nella stanza accanto c'era il bambino in lacrime, nel suo lettino. Fortunatamente, almeno lui era incolume. L'indomani i giornali diedero la ghiacciante notizia di una giovane donna uccisa mentre badava ad un bimbo, ma le notizie si fermarono qui. Impossibile fare congetture su chi fosse il colpevole, materializzatosi in casa per aggredire la giovane, salvo poi svanire nell'androne del palazzo. Ovviamente c'era la scena del crimine, che per gli inquirenti raccontò una storia piuttosto chiara, almeno in merito alla dinamica degli eventi. Anna Laura Pedron non era morta a causa di ferite d'arma da taglio o percosse, era stata soffocata con un cuscino. Dopo la morte, l'assassino l'aveva spogliata per inscenare una violenza. Risultò verosimile che la vittima fosse stata sorpresa da qualcuno non predominante fisicamente. Anzi, era probabile che l'aggressore fosse di bassa statura, leggero, ma allo stesso tempo agile. Forse un'altra donna. Era comunque riuscito a chiuderla in quell'angolo, gettandosi su di lei e uccidendola. La polizia accertò alcuni elementi tali da restringere il campo delle indagini alla cerchia delle conoscenze della vittima, e quegli stessi elementi resero il caso ancor più inquietante. Innanzitutto, vicino al corpo della ragazza furono trovati due bicchieri che sarebbero stati utilizzati poco prima del delitto. Dunque Anna Laura conosceva il suo assassino, così come questi era al corrente delle sue abitudini. Si era infatti recato a trovarla a casa della famiglia per la quale lavorava ogni giorno come babysitter, e la ragazza, da parte sua, l'aveva fatto entrare, offrendogli anche da bere. Di lì a poco era successo qualcosa che aveva portato alla morte di Anna Laura. Probabilmente l'assassino tentò un approccio sessuale nei suoi confronti. Lei fu ritrovata distesa sul tavolino del salotto, con la camicia slacciata ed i pantaloni abbassati fino alle caviglie. L'autopsia però fu in grado di accertare che la giovane fu spogliata dopo la sua morte. È possibile che il suo aggressore non si fosse reso subito conto di averla uccisa, ma avesse pensato che fosse svenuta. Fatto sta che si apprestò a consumare un rapporto, ma desistì dai suoi propositi quando si accorse che Anna Laura era ormai priva di vita. A quel punto l'assassino aveva lasciato l'appartamento, chiudendo la porta d'ingresso dietro di sé, che aveva la chiave infilata nella toppa interna ed è per questo motivo che la proprietaria non era riuscita ad aprire. Gli investigatori già allora ebbero l'impressione che la scena del delitto fosse stata artefatta, forse dallo stesso assassino o da qualcuno chiamato in aiuto. Probabilmente chiunque avesse ucciso Anna Laura aveva lasciato qualche traccia, magari si era tagliato, ma con i mezzi di indagine di allora non fu possibile accertarlo. Partendo dal presupposto che Anna Laura Pedron dovesse conoscere il suo assassino, le indagini ovviamente rimasero limitate alla sua vita privata, alle sue conoscenze, amici e familiari. La polizia si imbatté quindi nella singolare comunità religiosa frequentata dalla ragazza. L'associazione Cenacolo 33, centro di Tessensau. Fondata a Pordenone alcuni anni prima, nel 1982, da Renato Minozzi, un ex pittore che ne era la guida spirituale. La comunità raccoglieva alcune decine di adepti, soprattutto nel capoluogo friulano, e si era successivamente trasferita a Porto Gruaro, Venezia. Lo stesso leader spirituale aveva ordinato nell'ambito della comunità 6 sacerdotesse ed un sacerdote, ma già a partire dal 1986 si era trovato ad affrontare diversi dissidi interni al suo gruppo. Gli adepti, ai quali veniva assegnato un nuovo nome, disponevano di strane apparecchiature con le quali, a loro dire, erano in grado di compiere viaggi astrali. Non erano comunque in possesso di alcuna astronave, a quanto pare. Nella comunità Anna Laura Pedron era conosciuta con il nome astrale di Eviana. C'erano poche e semplici regole da seguire. Indossare tute paramilitari, studiare il testo sacro e parlare una lingua inventata. La ragazza era finita in quel giro di squinternati all'età di 16 anni, per gioco.
aveva seguito un amico che faceva parte di quella setta e purtroppo era rimasta coinvolta nelle loro follie. Sembrava comunque che stesse cercando di uscirne in qualche modo, e quel lavoro di babysitter rappresentava forse un piccolo passo per tornare alla normalità. La giovane faceva parte anche del complesso di arte varia Skims, con il quale si esibiva pure il suo fidanzato di 22 anni, anch'egli di Pordenone ed anch'egli appartenente al Tessen Sao, con il nome di Narcos. Ottima scelta, direi. Fu soprattutto in questi ambiti, che condividevano sperimentazione artistica ed esperienze mistiche o presunte tali, che puntarono le indagini per cercare di risalire all'omicida di Anna Laura. Un volontario della setta disse di aver compiuto nei giorni immediatamente successivi al delitto un viaggio astrale nel tempo per identificare il colpevole sul luogo del delitto, ed un disegnatore della comunità ricostruì il presunto volto dell'omicida per consegnarlo agli inquirenti, che immagino furono entusiasti dell'aiuto. Il fondatore del Tessen Sao suggerì che l'assassino della giovane babysitter era sicuramente un uomo, ma aggiunse con altrettanta certezza che non fosse un adepto della comunità, ovviamente. In ogni caso, la polizia rilevò le impronte digitali allo stesso Minozzi e ad altri 4 appartenenti alla setta. Furono inoltre passati al vaglio gli alibi forniti da altri conoscenti della ragazza, fra i quali il fidanzato. Quest'ultimo, per il giorno del delitto, poteva contare sulla testimonianza inattaccabile fornitagli dalla madre. Altri 2 tessegnani furono in seguito raggiunti da una comunicazione giudiziaria inviata dal sostituto procuratore. Ma anche loro avevano un alibi. Uno dei 2 aveva accompagnato la madre al lavoro, nella scuola dove insegnava, ed era poi rimasto a casa insieme al fratello e alla collaboratrice familiare. L'altro aveva invece passato la giornata in compagnia di un altro tessegnano per riparare l'impianto elettrico nell'abitazione di quest'ultimo. Entrambi gli alibi furono confermati dai testimoni. Le indagini, così, finirono per imboccare un vicolo cieco. Nessuna prova fu trovata per procedere all'incriminazione di qualcuno. Non fu trovato neppure un legame tra l'omicidio e il fatto che, nello stesso giorno, Anna Laura Pedron aveva trovato le ruote della propria bicicletta a terra, sgonfiate. E neppure la misteriosa presenza di una donna bionda vista da alcuni testimoni in quella piovosa mattina di febbraio portò a sviluppi concreti. La curia di Pordenone non concesse la sepoltura religiosa alla giovane adepta uccisa, motivando il rifiuto con la rinuncia alla fede cristiana compiuta dalla ragazza per aderire alla setta. Lo stesso fece la diocesi di Vittorio Veneto, che in un primo momento aveva invece dato il suo placet. I funerali si svolsero pertanto con rito civile. Il delitto ebbe comunque un effetto devastante per il centro di Tessen Sao. La comunità sopravvisse alcuni anni tra i sospetti e le dicerie, rimanendo, come rilevò lo stesso Minozzi, fortemente emarginata. C'è da aggiungere che di questo omicidio risolto, come del culto di Tessen Sao, si occuparono per molto tempo la stampa nazionale e la televisione, amplificando ovviamente la pubblicità negativa. La comunità religiosa si sciolse definitivamente nel 1991 per rientrare nella Chiesa Cattolica. Il delitto per molto tempo rimase nei faldoni freddi della procura, ma almeno in questo caso non restò irrisolto, perché a 20 anni di distanza emersero delle novità molto importanti. Infatti nel 1988 non fu possibile individuare la presenza di DNA non appartenente alla vittima sulla scena del crimine, ma i reperti di allora, analizzati con nuovi strumenti di indagine e analisi scientifica, fornirono nuove prove e verità alle quali era stato impossibile risalire all'epoca. E così la squadra mobile di Pordenone riuscì a risalire al presunto assassino, tale David Rosset, ovviamente membro della setta Tessen Sao, che aveva solo 14 anni all'epoca dei fatti. Il suo DNA fu recuperato grazie ad un banale controllo all'alcol test e combaciò con quello ritrovato sulla scena del crimine. Le indagini, estese anche ad altri esponenti della comunità religiosa allora ritenuti insospettabili, permisero inoltre di iscrivere nel registro degli indagati anche la madre del giovane, con l'accusa di vilipendio di cadavere. Per gli investigatori sarebbe stata lei la persona accorsa in aiuto dell'assassino per inscenare un depistaggio. Forse la misteriosa signora bionda della quale non si era riusciti a sapere nulla, ad eccezione del suo avvistamento, quella lontana mattina di febbraio. David Rosset faceva parte della setta Tessen Sao fin da bambino e non era abituato a frequentare altre persone. Non c'erano ragazze molto avvenenti in quella piccola comunità, ad eccezione di Anna Laura Pedron. È possibile che il ragazzo si fosse invaghito di lei e quella mattina, dopo esserla andata a trovare, abbia tentato un approccio e dal rifiuto di Anna Laura le cose erano degenerate. Il 20 novembre 2009 si tenne l'udienza preliminare presso il Tribunale dei Minori di Trieste a carico di David Rosset, che all'epoca aveva ormai 36 anni. Durante il processo vennero effettuate delle perizie sull'uomo, che fornirono il quadro di una persona all'epoca immatura e condizionata dall'ambiente nel quale viveva. Ma il processo andò avanti, con l'accusa che chiese 30 anni,
il massimo per delitti commessi da minori. Non vi fu però alcuna condanna. Il processo si conclude nel giugno del 2011 con la rilevazione dell'avvenuta prescrizione del reato. Quindi nuove indagini, testimonianze e udienze furono del tutto inutili. La difesa continuò a sostenere l'incapacità di intendere e volere dell'uomo e ricorse in appello anche dopo la prescrizione. 4 anni più tardi, la Corte d'Assise riformò la sentenza, assolvendo l'imputato per incapacità di intendere e volere al momento del reato. La questione però non si chiuse, almeno per un altro anno. Infatti le indagini avevano rilevato altre tracce di DNA nell'appartamento, di cui 2 sconosciute. Una di queste era sul cuscino con il quale era stata soffocata Anna Laura. Era questo che aveva spinto gli inquirenti ad ipotizzare la presenza di altri adepti della setta, che avevano partecipato in qualche modo al delitto, eventualmente in una fase successiva, a copertura del colpevole. Il 7 luglio del 2016, però, il caso fu definitivamente archiviato. Si giunse infatti alla conclusione che il DNA sul cuscino fosse del piccolo Andrea, il bambino che Anna Laura stava accudendo quella mattina, e riguardo all'altra impronta ignota, rinvenuta su una bottiglia di rabarbaro zucca, non si ebbero soluzioni, ma considerando che poteva trattarsi di una traccia lasciata da un ospite anche settimane prima del delitto, non si ritenne opportuno tenere aperto un caso per il quale Davide Rosset sarebbe rimasto l'unico esecutore, non imputabile. Siamo a Bologna, anno 1983. La sera del 29 novembre, un martedì, venne denunciata la scomparsa di una giovane donna. Si chiamava Lea Polvani ed aveva 28 anni. Lea abitava a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, insieme col marito, insegnante di lettere in una scuola media, nella stessa provincia. La donna, descritta da tutti come una persona estremamente seria, riservata e dalla vita molto limpida, si divideva tra la famiglia, lo studio e il lavoro. Sposata da un anno, era iscritta al DAMS, il Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo della Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna, ed era in procinto di laurearsi. Dopo aver sospeso gli studi per 3 anni, da uno si era reiscritta in quanto le mancavano appena 2 esami per terminare il corso di studi. In aggiunta a tutto questo, Lea lavorava come disegnatrice di gioielli in un laboratorio artigianale. Come si può notare, la sua era una vita modello. Niente poteva far supporre che 4 giorni dopo la sua scomparsa, il suo corpo venisse ritrovato senza vita in una località sperduta ed in circostanze tali da far pensare a una montatura di falsi indizi volti a depistare le indagini. L'auto della donna, una Fiat 126, venne trovata la sera stessa della scomparsa in fondo allo scivolo del garage sotto la sua abitazione. La vettura non era chiusa a chiave, particolare che fece supporre che qualcuno l'avesse aspettata sotto casa al termine della giornata di lavoro e l'avesse presa con sé prima che entrasse in casa, senza darle nemmeno il tempo di chiudere l'auto. Lea Polvani fu ritrovata con un laccio di cuoio stretto intorno al collo e i segni di un colpo di pistola sparato a bruciapelo al petto. Il cadavere era parzialmente denudato ed era stato gettato in un anfratto sulla collina di San Lazzaro, in una zona utilizzata come discarica. Poco distante, in un boschetto, c'era la sua borsa. All'interno i documenti ed un sacchetto contenente 6 uova e un portavivande. A scoprire il cadavere fu il guardiano di una cava. Dalle prime indagini emerse che nel tardo pomeriggio del 29 novembre, nei pressi dell'abitazione della donna, era stata notata un'auto con 3 persone a bordo. Poche ore dopo, un'auto dello stesso tipo, una Fiat 128, risultata poi rubata, venne data alle fiamme alla periferia di Bologna. Il colore però non corrispondeva a quello della vettura notata dai testimoni a casa di Lea. Fosse o no la stessa auto, restavano comunque altri elementi sui quali riflettere. Una sinistra coincidenza legava la sorte di Lea Polvani a quella di altre 3 persone che, come lei, frequentavano il Dipartimento Artistico dell'Università Bolognese e che pochi mesi prima erano anch'esse cadute vittime di omicidio. Si trattava dello studente Angelo Fabbri, ucciso nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 1982, della professoressa Francesca Linovi e della studentessa Liviana Rossi. A quel tempo solo quest'ultimo caso era risolto. La Rossi, 22 anni, originaria di Bosco Mesola, nel Ferrarese, era stata uccisa nella notte tra il 3 e il 4 luglio su una spiaggia nei pressi di Ciro Marina, Catanzaro, per essersi opposta a un tentativo di violenza. Anche se gli altri 2 casi rimanevano irrisolti, nelle indagini sull'omicidio Polvani apparve subito evidente che ogni collegamento con gli altri delitti del DAMS era del tutto infondato. Una falsa pista, dunque. Come falsa si rivelò l'ipotesi che si trattasse di un maniaco, anche se la scena del delitto avrebbe fatto credere questo.
Il corpo della vittima era svestito dalla cintola in giù e occultato. I pantaloni e gli indumenti intimi erano stati abbandonati sullo spiazzo antistante la discarica. Ma la scena pareva montata d'arte proprio per stimolare un'aggressione da parte di un maniaco. In realtà il corpo della donna non presentava alcun segno di violenza. Non era stata picchiata e gli stessi abiti non erano strappati. E quel laccio stretto al collo, unito al colpo di pistola calibro 6.35 sparato dritto nel cuore da brevissima distanza, evidenziava un modus operandi decisamente inusuale per un maniaco. Piuttosto, pareva tutto un grossolano artificio per celare la verità sul delitto. Restava un'altra pista, quella legata alla professione della ragazza. Come detto, da 6 anni lavorava nello stabilimento orafo gestito a Bologna, in via Vallescura, da un cittadino svizzero, per il quale si occupava del disegno dei gioielli. Ed è proprio da questa attività che gli investigatori avrebbero tratto il movente dell'omicidio. Nelle loro conclusioni, riprese dai giudici di primo grado, Lea era stata avvicinata ad alcuni malviventi che le avevano chiesto informazioni per portare a termine un colpo, nel laboratorio di Preziosi. La donna però si era rifiutata di collaborare. Non si sa per quante volte venne avvicinata, né se fu minacciata. Di certo, da allora la sua vita fu in pericolo. Dagli interrogatori dei colleghi di lavoro e dei conoscenti della vittima, emerse un particolare che alla luce di questa ricostruzione appare significativo. Leonarda Polvani, alcuni giorni prima della sua scomparsa, sembrava preoccupata, ma non aveva mai confidato a nessuno la ragione dei suoi brutti pensieri. In mancanza di indizi, le indagini, presentatesi subito difficili, si arenarono presto. Sul modo di condurle, il pubblico ministero al processo di primo grado avrebbe poi avuto parole di severa disapprovazione. Secondo lui, l'attività della polizia giudiziaria fu molto lacunosa nelle fasi immediatamente successive al delitto, cosa peraltro comune a numerosi altri episodi di cronaca nera di quel periodo a Bologna, come dimostravano i 16 omicidi irrisolti tra il 1980 e il 1986. Nel caso Polvani, la svolta arrivò, in attesa, 2 anni dopo il delitto. Furono le rivelazioni di un malvivente accusato di un altro omicidio a gettare nuova luce sul perché Lea fosse stata assassinata e da chi. D'ora in avanti i cognomi dei protagonisti saranno indicati solamente con l'iniziale del cognome, perché così li ho trovati. Pierangelo S., questo il testimone, classe 1955, venne arrestato nel corso delle indagini sulla morte di Bruno Zaccarelli, avvenuta a Bologna il 16 settembre 1985. Dall'inchiesta su quell'omicidio, un regolamento di conti nell'ambito della malavita locale, si svilupparono 2 filoni di indagini. Il primo portò ad una vasta operazione contro la cosiddetta Banda dei 121, dal numero degli imputati coinvolti nel maxi processo che ne seguì, e l'altro a una serie di provvedimenti restrittivi per il caso Polvani. Le dichiarazioni dell'uomo furono suffragate da quelle di Giuseppe F., 33 anni, veronese residente a Bologna, elemento di spicco della banda sopracitata. In base a queste 2 testimonianze, ad avvicinare la povera Lea furono in 3. Angelo A., 32 anni all'epoca dei fatti, nato a Licata. Moreno P., 23 anni, di Ferrara. E Carmelo L., 27 anni, di Enna. Nella mente dei 3, come già riferito, c'era un furto nel laboratorio di via Vallescura e la donna si presentava come un'utile fonte di informazioni. Per riuscire a contattarla, si sarebbero rivolte ad una 4ª persona, la cui figura, ammesso che sia esistita veramente, è sempre rimasta nell'ombra, senza essere mai identificata. La Polvani avrebbe dovuto riferire particolari sui locali dove lavorava e sui movimenti di gioielli nello stabilimento, informazioni che, come detto, la donna si rifiutò di fornire, anche se non è escluso che in un primo tempo possa aver dato la sensazione di voler collaborare. A quel punto, per vendetta o per eliminare un testimone scomodo, i 3 malviventi maturarono il proposito di eliminarla e lo misero in atto. Dopo aver aspettato la donna sotto casa sua, la costrinsero a seguirli sulla loro auto, dove con ogni probabilità la uccisero, e poi abbandonarono il corpo con le modalità già descritte. A tradire i presunti colpevoli giunsero 2 anni dopo le rivelazioni dei 2 pentiti della banda dei 121, ai quali ho accennato in precedenza. In quel momento tutti i presunti assassini della Polvani si trovavano in carcere, con altre accuse. Ma dopo il coinvolgimento nell'omicidio, considerato l'aggravarsi della loro posizione, 2 di loro, Angelo A. e Moreno P., decisero di evadere. La clamorosa fuga, con loro tra l'altro scapparono di prigione altri 5 detenuti, tra i quali il fratello di Angelo A., avvenne il 31 ottobre 1985 dal vecchio carcere bolognese di San Giovanni in Monte. I 7 fan del conte di Montecristo praticarono un buco nella cella e poi si calarono con lenzuoli annodati nella chiesa adiacente il carcere. Postilla, lo so che il conte di Montecristo non è evaso così, quindi non me lo fate notare nei commenti, per cortesia.
L'indomani, nei confronti dei due fuggitivi di nostro interesse, fu spiccato ordine di cattura per omicidio. Identico provvedimento fu emesso per Carmelo L., il quale fu bloccato sulla porta del carcere appena prima di riottenere la libertà per decorrenza dei termini di carcerazione. In seguito, uno dei due latitanti fu arrestato in Svizzera mentre cercava di passare il confine con la Francia da Basilea. Pochi giorni dopo, però, incredibilmente, riuscì di nuovo ad evadere durante un trasferimento dal carcere all'ospedale di Basilea. Fuggito in Germania, fu arrestato vicino ad Amburgo nel maggio del 1986 perché sospettato di una rapina, ma venne identificato solo alcuni mesi dopo attraverso le impronte digitali. Al momento dell'arresto, infatti, aveva mostrato documenti falsi. Quella rapina gli valse una condanna ad 8 anni di carcere. Quello di cui abbiamo appena parlato era Moreno P. Più lunga fu invece la latitanza di Angelo A. Anche lui venne catturato in Germania, in seguito a una rapina compiuta assieme a due complici, tra i quali, curiosamente, c'era il fratello di Moreno P., che evidentemente voleva portare avanti il buon nome della famiglia. La notizia della sua cattura, avvenuta il 1 novembre 1988, giunse in Italia l'8 dello stesso mese, esattamente il giorno successivo all'inizio del processo d'appello per l'omicidio Polvani. In primo grado, Angelo A. e Carmelo L., dopo 4 sole udienze, erano stati condannati al carcere a vita per omicidio, sequestro di persona e porto abusivo d'armi. La posizione del terzo accusato, Moreno P., detenuto come detto in Germania, era stata stralciata in attesa dell'estradizione. In riferimento al processo Polvani, un'altra persona fu condannata per falsa testimonianza, mentre per una quinta, accusata dello stesso reato, intervenne l'amnistia. Questi ultimi soggetti avrebbero taciuto ai giudici alcune circostanze dell'omicidio, cadendo in contraddizione durante gli interrogatori. Alla lettura della sentenza, Carmelo L. ebbe una crisi di nervi, lanciò grida incomprensibili e protestò la sua innocenza. C'è da dire che l'intero castello accusatorio si basava sulle rivelazioni di due pentiti, o meglio, testimoni, dal momento che non avevano preso parte all'omicidio, ma coinvolti in altri reati insieme con i presunti assassini, erano venuti a conoscenza di importanti particolari su di esso. Lo stesso castello di accuse resse anche al processo di appello, che si concluse con la conferma della condanna all'ergastolo per Carmelo L. La posizione di Angelo A., già condannato in contumacia, fu stralciata dopo il suo arresto in Germania, come era accaduto a Moreno P., in attesa di estradizione. Tutto finito? Direi proprio di no. Al contrario. Le prime crepe della sentenza si aprirono circa il ruolo di una quarta persona, Pietro M., nato nel 1951 a Mignano, Caserta, e contitolare di una discoteca di Bologna. L'uomo fu tirato in ballo da 2 telefonate anonime. Qualcuno chiamò i carabinieri per riferire di aver visto sul luogo e nella notte del delitto un'automobile, una Golf, della quale indicò il numero di targa. L'auto apparteneva appunto a Pietro M., il quale, interrogato, ammise di essersi trovato in quella zona la notte del 29 novembre 1983, ma per cercare funghi, non per altro. L'uomo ammise anche di aver conosciuto Lea Polvani, ma la pubblica accusa concluse che con il delitto non c'entrava nulla. Le telefonate anonime fatte per incastrarlo non erano altro che l'ennesimo tentativo di depistare gli investigatori. La corte d'assise d'appello, però, fu di diverso avviso e chiese nuove indagini su di lui. Prima di essere indiziato, Pietro M. si era confidato con un carabiniere, dicendogli di conoscere la Polvani e di sapere che qualcuno cercava di coinvolgerlo nell'inchiesta sull'omicidio. Ora si poneva il problema di come mai l'uomo fosse a conoscenza delle accuse mosse a suo carico da un anonimo. O lo stesso Pietro M. era l'autore di quelle telefonate, ipotesi alquanto bizzarra, oppure sapeva chi le aveva fatte. In tutti e 2 i casi, comunque, appariva coinvolto nell'omicidio, quantomeno nel tentativo di sviare gli investigatori dalla pista giusta. Il supplemento di indagini a suo carico, chiesto dalla Corte d'Appello, portò il sostituto procuratore ad un'altra conclusione. Pietro M. era vittima di una calunnia, ordita dallo stesso carabiniere per motivi di gelosia. Quest'ultimo, classe 1958, era stato poi espulso dall'arma dopo aver compiuto con un commilitone una rapina in un albergo, rapina per la quale era stato condannato a quasi 6 anni di carcere. E direi che in questa storia ci mancava solo il carabiniere ladro. Comunque sia, nel 1989 la Corte d'Assise di Bologna accolse la richiesta della parte civile di trasmettere tutti gli atti alla procura per ulteriori indagini sul ruolo del presunto quarto uomo, mentre condannò al carcere a vita, dopo Carmelo L., anche Moreno P., ormai estradato, per l'omicidio di Leonarda Polvani. Siamo però ancora ben lontani dalla fine del lunghissimo iter giudiziario relativo a questa vicenda. La famiglia della vittima si era illusa che i reali colpevoli fossero ormai stati individuati, ma le cose, purtroppo, mutarono nel giro di pochi giorni.
La Corte di Cassazione, infatti, annullò la condanna all'ergastolo inflitta a Carmelo L, sia in primo che in secondo grado. Il processo doveva essere rifatto. Una diversa corte d'assise celebrò così il nuovo processo di secondo grado, che si concluse con un clamoroso passo indietro rispetto alle sentenze precedenti. Carmelo L e Moreno P furono assolti per non aver commesso il fatto. Angelo A, nel frattempo, era stato condannato in Germania a 12 anni di reclusione per rapina, ma era stato pure incriminato in un altro processo in Italia con l'accusa di concorso in duplice omicidio per l'uccisione di due carabinieri avvenuta durante una rapina ad un supermercato a Castelmaggiore, nel bolognese. Quanto a Pietro M, il presunto quarto uomo, le indagini appurarono che era solito frequentare i luoghi nei quali si appartavano le coppiette e spiarle con un binocolo. Non si trattava quindi di una persona coinvolta nell'omicidio, ma di un banale guardone. La pubblica accusa, che al nuovo processo d'appello aveva chiesto di condannare nuovamente i due imputati, seppure a 30 anni di reclusione anziché all'ergastolo, visto che ritennero infondata l'aggravante dei motivi abietti, riconosciuta in primo grado, non si arrese e ricorse in Cassazione per l'ultimo atto di questa vicenda. La Suprema Corte respinse il ricorso. Carmelo L. poteva così restare libero, mentre Moreno P. e Angelo A. proseguirono la detenzione nelle carceri tedesche per gli altri reati a loro imputati. Ma non illudetevi che sia finita qui. Diversi anni dopo, nel 2002, il giallo si riaprì nuovamente. Ancora la Corte d'Assise d'Appello di Bologna dispose una perizia sugli abiti della vittima e sul laccio che le era stato trovato al collo. Accertamenti furono richiesti anche su un paio di tronchesi usato per tagliare il lucchetto posto all'ingresso della grotta dove fu nascosto il corpo. L'ennesimo processo di appello, il terzo, non fu sufficiente ad individuare gli assassini di Lea Polvani. Gli esami peritali evidenziarono sui reperti solo tracce di sangue femminile, quello della vittima. Angelo A, che essendo passati ormai alcuni anni aveva nel frattempo finito di scontare la pena in Germania per gli altri reati, era nel frattempo rientrato in Italia e comparve per la prima volta davanti ai magistrati italiani. In mancanza di altre prove, venne di nuovo assolto per non aver commesso il fatto. E qui la storia finisce davvero. L'assassino o gli assassini di Lea sono rimasti ignoti. L'unica labile traccia emersa in tutti questi anni di indagini e perizie, di sentenze e ricorsi, riporta la professione della donna per delineare, se non un colpevole, almeno un movente che spieghi la sua morte. Queste le parole dell'avvocato della famiglia Polvani. Il colpevole c'è, un signor X, l'autore di uno dei peggiori crimini che io abbia mai visto. E con questo processo volevamo ribadire che quella ragazza fu uccisa con un'esecuzione capitale. E visto che non fu per un'aggressione, perché nessun segno c'era sul cadavere, né per rapina, visto che aveva ancora i gioielli addosso, resta un solo movente, l'esecuzione per uno sgarro. 6 processi. Tanti se ne sono succeduti nell'arco di ben 19 anni dopo quel delitto apparso subito strano, inquietante, per molti versi, inspiegabile. Vittima una ragazza giovane, serena, con una consolidata posizione sociale e professionale. E con ogni probabilità fu proprio la sua professione e la scelta di non aiutare dei malviventi a segnargli il suo destino. Una scelta coraggiosa, quella di Lea, pagata con la vita, come si è detto. Scelta che la giustizia italiana non ha saputo ricambiare. Il suo assassino o i suoi assassini sono liberi. Anche se a un certo punto di questo tormentato iter giudiziario avevano un nome e un cognome. Ed anche un'inutile condanna all'ergastolo. La sera del 9 ottobre 1998, un venerdì, Eleonora Scroppo, che di mestiere faceva l'assicuratrice, stava cenando in cucina con il marito, Stefano Ciampini, ingegnere, e con uno dei due figli, Andrea, di 19 anni. Si trovavano al piano terra di una villetta bifamiliare situata in un comprensorio residenziale in Via dei Due Ponti, sulla Cassia, a Roma. La coppia aveva un altro figlio, Francesco, di 22 anni, ma quella sera era fuori a giocare a calcetto. Erano circa le 20:30 e dalla televisione stavano trasmettendo, ironia della sorte, un servizio sulla morte di Marta Russo. Improvvisamente, una figura misteriosa e non identificabile nelle vicinanze dell'abitazione esplose diversi colpi di pistola attraverso la finestra della cucina. Eleonora Scroppo era seduta proprio di fronte ad essa e due proiettili andarono a segno. Negli attimi immediatamente successivi, il responsabile dell'agguato coprì la sua fuga sparando altri colpi ad altezza d'uomo in direzione della casa. Mentre si stava già allontanando. Nessuno riuscì a vederlo,
nonostante in pochi attimi gli abitanti del complesso residenziale si fossero affacciati a vedere che cosa era successo, visto il baccano infernale che si era scatenato. Eleonora Scroppo, colpita nella parte alta del petto, cadde esanime a terra. Per lei non ci fu nulla da fare. Le indagini ricostruirono la sua vita sentimentale e professionale. Nulla di più limpido. La famiglia di Eleonora era di estrazione medio borghese ed aveva sempre avuto una vita abbastanza tranquilla e regolare. Marito e moglie avevano un rapporto apparentemente privo di tensioni ed i figli erano due bravi ragazzi. Entrambi i coniugi lavoravano nella loro agenzia di assicurazioni, in via Flaminia, nei pressi di Piazza del Popolo. Non emerse alcuna situazione debitoria a loro carico, né i due avevano mai ricevuto minacce nei giorni precedenti a quel 9 di ottobre. Insomma, una famiglia quasi perfetta, che viveva in una zona dove non vi erano mai state beghe o problemi. In pratica, si conoscevano tutti. Gli stessi parenti del marito esclusero l'ipotesi di un delitto passionale o di attriti tra i due coniugi. Eleonora e Stefano, in pratica, stavano sempre insieme. Lavoravano insieme e facevano ogni cosa come se fossero una sola persona. Conoscevano quindi tutti i particolari della vita dell'altro. La domenica precedente il delitto, giorno del 50° compleanno di Eleonora, tutti i familiari si erano riuniti attorno a un tavolo per festeggiare. La famiglia di Eleonora aveva anche parenti a Marsiglia e una casa a Nizza, ed in estate trascorrevano lì le vacanze, tutti insieme. L'unico screzio al quale gli inquirenti riuscirono a risalire in qualche modo c'era stato tempo addietro con l'ex cognato, il primo marito di una delle sorelle della vittima, di nome Miranda. Anche lui lavorava nell'agenzia di assicurazione di famiglia e se ne sarebbe allontanato perché aveva una relazione con un'altra donna. Ma c'era anche chi sosteneva che l'uscita dell'ex marito di Miranda dall'agenzia era stata causata da incompatibilità sulla politica lavorativa da adottare piuttosto che da motivi familiari. Dopo quell'uscita burrascosa, l'uomo dovette reinventarsi una professione e divenne titolare di una società di informatica. Ma dopo quegli eventi, sembrava che non vi fossero più stati altri scontri. Eleonora Scroppo viveva in via Due Ponti da circa 25 anni. A comprare la casa era stato suo padre Andrea, 75 anni all'epoca, siciliano trasferitosi nella capitale. L'uomo aveva acquistato anche un'altra casa nello stesso complesso residenziale, probabilmente con la prospettiva di tenere vicina la famiglia, una casa per sé e una per ognuna delle tre figlie, Eleonora, Miranda e l'ultima, Patrizia. Il padre delle tre donne era anche il titolare dell'agenzia di assicurazioni che poi, una volta raggiunta la pensione, aveva ceduto ad Eleonora, la quale era così diventata la titolare, aiutata nel lavoro dal marito e da alcuni dipendenti. Le sorelle invece erano socie, ma non si occupavano direttamente dell'attività. Chi conosceva Eleonora la descriveva come una persona discreta, seria e precisa. Un'ottima madre di famiglia, che aveva un sorriso per tutti. Chi poteva avere interesse a ucciderla, dunque, e perché? Si pensò alla possibilità che si fosse trattato di un pazzo, che avesse agito a caso e senza la minima motivazione, rendendo estremamente difficile qualsiasi tentativo di rintracciamento. Certo, poteva essere stato un pazzo. Difficilmente una mente lucida avrebbe potuto generare ed eseguire un piano criminale tanto brutale quanto plateale senza alcuna ragione apparente. Ma era evidente che il bersaglio del raid era stato proprio Eleonora Scroppo e nessun altro. L'assassino aveva avuto modo di osservare bene la scena dalla finestra, senza essere visto. Di fronte a sé aveva la donna, con accanto il marito, mentre il figlio era seduto di spalle. Non poteva esserci stato uno scambio di persona. Chiunque fosse stato, voleva colpire in quel posto ed in quel preciso momento. Una vendetta trasversale, forse, ma per quale ragione? L'unico elemento sul quale le indagini arrivarono a una conclusione fu la dinamica del delitto. Un'esecuzione rapida, precisa, e che con ogni evidenza era stata preparata da qualcuno che conosceva bene le abitudini della famiglia, come l'ora e la stanza in cui si sarebbero riuniti intorno al tavolo per cenare, e che aveva studiato accuratamente il luogo nel quale agire, in modo da avvicinarsi e poter scappare a cose fatte, perché sapeva che nel giro di pochi secondi qualcuno si sarebbe affacciato a vedere cosa stava succedendo ed avrebbe potuto incrociare lo sguardo con il suo. Così, con ogni probabilità, si era premurato di studiare un piano che gli permettesse di raggiungere il luogo del delitto senza che nessuno lo vedesse e di allontanarsi subito dopo in pochissimi secondi. Quindi l'ipotesi del pazzo perse consistenza, mentre avanzò quella dell'assassino lucido. Era entrato dall'ingresso oppure scavalcando un muretto di cinta del complesso. Aveva raggiunto la villetta della famiglia Ciampini passando attraverso il parcheggio interno. Poi aveva scavalcato la recinzione della villetta e si era avvicinato alla casa dal retro, dove si affacciava la porta finestra della cucina. Da lì,
nel buio, appostato in un giardinetto di pochi metri quadrati, avrebbe poi sparato da poca distanza attraverso il vetro. La pistola utilizzata era calibro 7,65. Sia che l'avesse fatto come azione personale, sia come sicario inviato da qualcuno, aveva mostrato rabbia e lucidità, che solitamente non viaggiano a braccetto. Come detto, furono due i proiettili che colpirono Eleonora Scroppo. Uno dietro la scapola, l'altro, quello mortale, la raggiunse all'altezza della prima costola in prossimità dello sterno e poi trapassò i polmoni, provocando una forte emorragia. Altri tre proiettili colpirono il tavolo attorno al quale erano seduti anche il marito e il figlio minore. Uno si conficcò in una sedia, mentre l'ultimo finì nel giardino, dopo essere rimbalzato contro l'inferriata della finestra. I primi tre colpi furono esplosi da una distanza di meno di mezzo metro dalla finestra, come confermò il fatto che nel vetro furono trovati altrettanti fori. Gli altri quattro invece furono sparati da più lontano, mentre l'assassino era in fase di allontanamento dal luogo del crimine, forse un fuoco di copertura, per scoraggiare chiunque avesse avuto intenzione di affacciarsi. Questo fece anche sospettare che avesse un volto conosciuto alle persone del luogo e per questo avrebbe potuto essere riconosciuto più facilmente. Ed anche la rapida ed efficace fuga fece presagire che l'assassino conoscesse bene il luogo del delitto. E questo poteva dipendere dal fatto che avesse effettuato dei sopralluoghi nei giorni precedenti, oppure dall'eventualità che lo conoscesse già, perché magari viveva nei paraggi. Forse nello stesso complesso. L'omicida aveva avuto pochi secondi per fuggire, particolare confermato da molti abitanti della zona che dissero di essersi affacciati alle finestre o di essere scesi in strada in un tempo compreso tra i 15 e i 60 secondi dopo aver sentito gli spari. Inoltre chi aveva sparato lo aveva fatto alle 20:24, un orario più difficile per fuggire rispetto a un'ora più tarda della notte, quando la gente magari sarebbe stata già a dormire. Con ogni probabilità, l'orario scelto era quello che garantiva il successo dell'operazione, magari a discapito della sicurezza della fuga che però avvenne in modo rapido ed efficace. La morte di Eleonora Scroppo gettò tutti nello sconforto, familiari, parenti, amici e conoscenti della vittima, ma non solo. La dinamica degli eventi appena descritta sollevava il terribile e fondato sospetto che a colpirla fosse stato qualcuno che conosceva bene la famiglia e le sue abitudini. I criminologi spesso parlano della regola delle 48 ore. Se un delitto non viene risolto in quel lasso di tempo, le probabilità che rimanga irrisolto aumentano in modo netto. Ed in questo caso, purtroppo, la direzione verso la quale si andò fu proprio quella. Nei giorni e nelle settimane successive ai fatti, furono ascoltate oltre 30 persone. Familiari, amici e conoscenti, soggetti con i quali Eleonora Scroppo aveva contatti di lavoro ed ovviamente vicini di casa. Nessuno però fu in grado di fornire elementi molto utili alle indagini, né fu indagato come il possibile assassino. Passarono ben 4 anni prima che una persona fosse iscritta nel registro degli indagati. Si trattava di un uomo che risiedeva nel comprensorio in via dei Due Ponti, dove avvenne l'omicidio. Un attore, all'epoca 67enne, che aveva recitato come caratterista in almeno una 60ina di film. Secondo gli inquirenti, poteva essere stato lui a sparare, a causa di rancori scaturiti da liti per futili motivi. Nello specifico, l'uomo non vedeva affatto di buon occhio la famiglia di Eleonora. Li accusava di essere troppo rumorosi e soprattutto, essendo proprietari di 4 villette su 6 nel comprensorio, di avere sempre la meglio nelle questioni condominiali. La posizione dell'uomo, però, fu successivamente archiviata. Questo accadde anche se per quella sera non riuscì a fornire un alibi. Durante l'interrogatorio raccontò infatti che era andato a prelevare dei soldi al bancomat, ma dell'operazione non vi fu mai alcuna traccia. Si giustificò asserendo di aver cambiato idea e di essere poi tornato a casa. Inoltre, un altro dei condomini testimoniò che tempo prima gli aveva chiesto come avrebbe dovuto fare per procurarsi un'arma. Nonostante i dubbi, l'uomo non fu mai rinviato a giudizio perché, in base a quanto sostenuto dal PM, non c'erano elementi sufficienti per sostenere un processo. Così come, da quel momento, non furono accusate altre persone. A distanza di 23 anni, il delitto di Eleonora Scroppo rimane un mistero insoluto, 2 colpi di pistola andati a segno nell'oscurità, lasciando dietro di essi un alone di mistero che con ogni probabilità rimarrà tale.